Francesca, ho fatto un sogno. Entra nei miei occhi con lo sguardo, accarezza la mia pelle con il sorriso, prendi le mie mani e guidami dove vorrai, ed io mi perderò definitivamente là, la 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 la, I will wait in the fire for our eternality, for you to come to me, for me to come to you in our eternal Se la smettessi una buona volta di sognare e tornassi a poggiare i piedi per terra come tutti gli altri. Il bellissimo brano che avete ascoltato è Si fatta creatura, e a cantarle uno dei talenti giovani più importanti del nostro cantautorato. La chiamiamo sul palco perché è un momento che Ferdinando e Francesca aspettavano veramente da tanto tempo. E Angelica Lubian, vi prego di salutarla con un applauso, che è venuta dalla lontana Udine. Allora, Francesco, a te l'onore e il piacere di presentare. Potete applaudire, non si paga nella bollettella. Allora, Angelica. Lei ci ha donato questo brano Si fatta creatura. Come abbiamo scoperto, Angelica, io sono un appassionato di musica. C'era un programma radiofonico che partiva da mezzanotte su Radio 1 e si chiamava Demo, e dava spazio ai giovani artisti, alle nuove proposte di poter far conoscere la propria musica. Ovviamente questo programma, siccome parlavamo pure con Annalisa e Sabrina nei giorni scorsi, non si fa più per radio, perché insomma non si può dare spazio alle nuove proposte, è stato chiuso da Radio Rai. E una notte, mentre ascoltavo, ascoltato la musica, ho ascoltato una voce ed era di Angelica, mi sono segnato il nome, gli ho mandato una strana mail dicendogli, guarda, no, un messaggio gli ho mandato, l'ho trovata e gli ho detto, guarda Angelica, non voglio né chattare, non voglio fare nessuna amicizia, ho una sceneggiatura che ti volevo far leggere, leggila. E poi gli ho mandato la sceneggiatura. È verissimo, confermo. Io cosa posso dire? Intanto ringrazio tutto il circolo e quindi ovviamente Francesco e Ferdinando per questa bella opportunità che mi avete dato. Mi sono emozionata nel momento in cui ho letto la sceneggiatura, infatti come ricordavamo anche prima, ti ho risposto subito, ti avevo detto sì, ti risponderò fra una settimana, ho un po' di robe da fare, però ho voluto risponderti subito e è nata questa amicizia alla fine. Sì, tu non volevi inizialmente. No, scherzo. Ed è molto bello essere qua, è molto bello aver passeggiato per la città, aver mangiato del cibo buonissimo e aver conosciuto delle persone questo pomeriggio che condividono una passione, alla fine una passione per la vita, e sono tanto contenta, grazie. Annunciamo quello che succederà domani. Sì, allora Angelica Lubian è qui, noi l'abbiamo invitata quest'anno al festival, adesso ci farà ascoltare Si fatta creatura con un plug con la chitarra.
Domani sera, parlando sempre di collaborazione, domani parte il Peperoncino Jazz Festival. Domani sarà lei in duo con Picamon, con Simone Masina che è seduto pure lì all'angolo. Offriranno la loro musica sempre qui in Piazza San Biagio e prima vedremo il corto di Sweet Dream. Ora a te la chitarra, a te il microfono, grazie di tutto. Posso fare una domanda? Sì, certo. Anche per stemperare. Sì. Il tuo ultimo album si intitola Che Dio ce la mandi buona, se non sbaglio, sì? Sì. Ti riferivi al Cinecircolo, all'Italia in generale? Sì, in generale appunto forse a quello che dicevo prima, le passioni. Che ognuno di noi abbia la possibilità di portare avanti quello che sente che gli dà stimoli nella vita e che può trasmettere qualcosa agli altri. Imparare tanto dalle nostre passioni e magari anche condividere con gli altri. Quindi sì, diciamo si può estendere a tanti ambiti della vita, come può essere appunto tu citavi una battuta, però in effetti anche la politica potrebbe essere uno di questi. Io cerco di starne un po' fuori e pensare appunto alla musica. E ascoltiamola allora, Siffatta creatura, Angelica Lupi. Grazie. Respiro, non osare interrompere la bellezza dell'istante corrente, danzante sulle note sprigionate dalle sue dita, pochi prima rebbero insensibili al fascino. Sua voce divina, ipnotica, pura emozione tangibile, non osate citarla, profane labbra, pochi rimarrebbero insensibili al fascino, dissipata creatura. Thank you.
Anche un po' rompere questo incanto. Allora, il Cinecircolo Maurizio Grande consegna appunto un premio speciale ad Angelica Lubia dalle mani di Francesco e Ferdinando. Mettetevi in favore di telecamera. No, la motivazione è per l'innato talento artistico e lo stile inconfondibile. Appuntamento a domani in questa piazza.